Buon pomeriggio. Sono un po' in soggezione per questo schieramento di alto livello. Grazie. Questa è la settimana dedicata a Franco Signoracci, che ha esordito con un suo collega Torquato Tasso. Sì, esatto. E adesso dice che ma aveva anche qualche cosettina. Un pochettino più piccolo, devo dire. E, beh, fa molto piacere perché dalle opere di Franco le ultime quattro le abbiamo presentate. E quindi questa è una nuova sua prova, un po' diversa, nel senso per quello che è soprattutto le nostre presentazioni, che un po' sulla poesia siamo sempre stati fino ad oggi latitanti. E giusto prima stavamo parlando con Valentino della possibilità invece di inserirla in un percorso che magari faremo, anzi senza magari, che faremo durante il festival, durante la festa del libro, quindi maggio, giugno, le sei settimane dedicheremo una giornata e faremo un percorso e Valentino e Franco ci aiuteranno presentando degli autori che vedremo, così come facciamo per la narrativa, faremo un percorso sulla poesia, che è qualche cosa di un po' dimenticato, lasciato un po' da parte. E invece stasera è un po' la protagonista in questo senso. E Valentino e Sergio aiuteranno, non so come si sono organizzati. Noi fino alle 8 possiamo rimanere, perché prima... Prendo atto. No, se vogliamo che ci sia un seguito, non credo che alle 8 possa essere... Bravo, giusta osservazione. Quindi vi ringrazio, non so qual è l'ordine degli interventi. Professore? Non c'ho io. Ma non tocchi il microfono? No, spero no. Ma si sente? Sì, ok. Sì, certo. No, rubo un attimo subito la parola a Sergio, poi dopo mi metto a prendere appunti perché dovrò segnarmi le cose che dice. Anzitutto per ringraziarvi, comunque uscire la domenica pomeriggio per sentir parlare di poesia è per ora ancora un'impresa, tra poco diventerà invece una cosa più abituale e più alla portata di tutti, perché la poesia è alla portata di tutti, deve parlare a tutti. Se la poesia si parla addosso o parla solo ai mestieranti di professione, non svolge il suo compito, secondo me. Lo dicevamo parlando di Torquato Tasso racconta la storia alla gente del suo tempo. Ecco. Io quindi do subito la parola a Sergio, ringrazio Sergio, ringrazio Valentino, per me è un onore essere qui con loro, perché Sergio in qualche modo è stato un po' anche il mio maestro nel cammino delle lettere, e Valentino, oltre a essere un poeta straordinario e anche un ottimo romanziere, è l'editor di questo libro di poesie. Infatti gli pongo già una domanda a cui dopo risponderà se avrà voglia, ma chi te l'ha fatto fare di pubblicare una cosa così? Grazie a tutti e do la parola a Sergio. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Beh, infatti la mia chiacchierata, mi sono scritto quasi tutto così almeno riesco a contenermi entro le 8. Perché sennò se parlo a braccio poi vado troppo in là. Dicevo, la mia chiacchierata incomincia proprio da questo tema di cui si parlava adesso, no? Cioè, secondo me, quando oggi si pensa a un libro di poesia, una raccolta di poesie, la parola forse che viene più spontanea alla mente, sia per quanto riguarda l'autore dei testi che ha deciso di pubblicare quello che ha scritto, sia per quanto riguarda la casa editrice che pubblica, e forse la parola, dicevo, che viene più spontaneamente alla mente è coraggio, nel senso che magari qualche cosa si legge ancora a livello di romanzi, di saggi, sicuramente sono molto in crisi anche le letture di quotidiani e riviste, ma la poesia è veramente in crisi, secondo me, dal punto di vista dell'intercettazione di lettori. Però, riflettendo appunto, preparando un po' questa chiacchierata,
pensavo che in realtà questo problema non è un problema del 2022, è un problema che risale a molto tempo indietro, e mi sono venute in mente alcune cose che adesso magari vi leggerò. Partirò da una poesia di Palazzeschi che sicuramente molti conosceranno, ma che dice che già più di 110 anni fa la poesia e i poeti forse non erano così valorizzati. È una poesia molto famosa, si titola Lasciatemi divertire, è un po' lunghetta, ma ve la leggo perché comunque è carina anche risentirla. Tri 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 fru 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 iui. Il poeta si diverte pazzamente, smisuratamente. Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto. Queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Cucurururu cucu. Cosa sono queste indecenze? Queste strofe bisbetiche, licenze poetiche, sono la mia passione. Fara 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 fa, tara 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 ta, para 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 pa, lara 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 la. Sapete cosa sono? Sono robe avanzate, non sono grullerie, sono la spazzatura delle altre poesie. Bu 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 bu, fu 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 fu, friu friu. Ma se d'un qualunque nesso son prive, perché le scrive quel fesso? Bilo 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 blum, filo 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 flum, filo lu, u. Non è vero che non vogliono dire qualcosa, vogliono dire come quando uno si mette a cantare senza sapere le parole. Una cosa molto volgare. Ebbene, così mi piace di fare. A, e, i, o, u, a, e, io, u. Ma giovanotto, ditemi un poco una cosa, non è la vostra una posa di voler con così poco tenere alimentato un sì gran fuoco? Uish, uyush, shiu, 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 koku, koku, koku. Ma come si deve fare a capire? Avete delle belle pretese, sembra ormai che scriviate in giapponese. Abi, ali, alari, ri. Lasciate pure che si sbizzarrisca, anzi è bene che non la finisca. Il divertimento gli costerà caro, gli daranno del somaro. Laba, la fala, e poi la. Certo è un azzardo un po' forte scrivere delle cose così, che ci sono professori oggi di a tutte le porte. Ah! Naturalmente non solo sono di poeti, ma vedete anche i professori, no? Sono, come dire, accomunati in questa specie di risata generale. Eh? Infine io ho pienamente ragione. I tempi sono molto cambiati. Gli uomini non dimandano più nulla dai poeti. E lasciatemi divertire. Quindi, come vedete, no, la conclusione amara, per quanto appunto realistica, dice che è già più di questa, tenete conto che è uscita questa raccolta, la poesia di questa raccolta era del 1910, quindi immaginate, no? Per quello che dicevo, più di 110 anni fa la situazione non era molto diversa, nel senso che i poeti erano svalutati allora come oggi. Di solito a scuola si dice che la massificazione, la mercificazione che erano ormai in atto nella società avevano condotto a una marginalizzazione del poeta. Però appunto seguendo questo filo di pensieri che mi ha riportato a Palazzeschi, ho pensato che in realtà ancora prima c'erano dei problemi forse sulla poesia. E mi è venuto in mente uno dei poemetti in prosa di Baudelaire, La perdita dell'aureola, che è uscito appunto nella raccolta Lo Splendido di Parigi, siamo nel 1869, quindi immaginate, siamo 150 anni fa e passa. E appunto già Baudelaire, con un tono assolutamente ironico, diceva: o come voi qui, ve lo leggo in italiano attualmente, non in francese perché immagino che sia un po' più complicato, o come voi qui, mio caro, voi in questo luogo malfamato, voi il bevitore di quintessenze, voi il mangiatore d'ambrosia, perché questi sono i poeti, insomma, no? Vivono di questo come gli dèi. Davvero ne sono sorpreso, quindi immaginate questo dialogo, insomma, no? Un po' alla maniera leopardiana, se volete, tra questo ipotetico viaggiatore, conoscente, no? Che appunto sorprende in questo luogo malfamato, un po' stribolo probabilmente, un lupanare, questo poeta. Mio caro, risponde il poeta, vi è noto il mio terrore dei cavalli e delle carrozze. Poc'anzi, mentre attraversavo il boulevard in gran fretta e saltellavo nel fango in mezzo a questo mobile caos, dove la morte arriva al galoppo da tutte le parti ad un tempo, la mia aureola, ad un movimento brusco che ho fatto, mi è scivolata giù dalla testa, nel fango del selciato. Non ho avuto il coraggio di raccoglierla,
ho giudicato meno sgradevole il perdere la mia insegna che non il farmi fracassare le ossa. E poi ho pensato, non tutto il male viene per nuocere. Ora posso andare a zonzo in incognito, commettere delle bassezze, abbandonarmi alla crapula come i semplici mortali. Ed eccomi qui, assolutamente simile a voi, come vedete. Dovreste almeno far affiggere che avete smarrita codesta aureola, farla reclamare dal commissariato. No, davvero, qui sto bene, voi solo mi avete riconosciuto. D'altronde, la grandezza m'annoia. E poi penso con gioia che qualche poetastro la raccatterà e se la metterà in testa impudentemente. Rendere felice qualcuno, che piacere. E soprattutto rendere felice uno che mi farà ridere. Pensate a X o a Z, eh? Che cosa buffa sarà. Quindi, come vedete, già nel metà dell'Ottocento, poco più della metà, c'erano i poeti che si sentivano in crisi, che, come dire, quasi deliberatamente, no, abbandonavano nel fango l'aureola. E allora, appunto, dicevo, coraggio, insomma, ci vuole a pubblicare un libro di poesia, a scrivere libri di poesie. E poi magari potremmo chiedere, cioè adesso faccio la domanda, poi magari chiederemo all'autore di rispondere se ne avrà voglia, che significato, perché oggi scrivere poesia? Scrivere, possiamo scrivere tutto, ma perché pubblicare poesia? Io che mi metto da questa parte, da questo lato, invece penso, perché leggere poesia oggi? Quindi noi che siamo, non siamo poeti, almeno siamo qua ad ascoltare un autore di poesie, ecco, ci poniamo questa domanda. Quindi la mia chiacchierata, che in parte leggerò, appunto per rimanere nel famoso tempo, non annoiarvi troppo, è proprio questa, no, domanda di fondo. Perché leggere poesia? Perché leggere questo libro di poesie? Mi sono posto questa domanda, naturalmente, prendendolo in mano, leggendolo. Allora ho tentato qualche risposta. Perché in un mondo, così sembra la prima risposta, che sembra volersi sviluppare solo in orizzontale, naturalmente parto dal titolo, Piano Terra, tra un'umanità che non ha più tempo né voglia di alzare lo sguardo verso il cielo, frustrata, questa umanità nei suoi rari tentativi di scrutare le stelle, frustrata dall'inquinamento luminoso che si frappone come una nebbia lattecente, il libro di Franco Signoracci ci rivela che abitiamo solo il piano terra, che c'è un sopra, anche se spesso non ce ne accorgiamo o lo percepiamo incomprensibilmente lontano da noi. Forse distratto, forse indifferente alle nostre fatiche, al nostro doloroso cammino nel tempo. E vorrei citare, legge appunto un brano di una sua lirica intitolata Vento, che è contenuto in questo libro. Ora Tony pensa che Dio non c'è, oppure è distratto, oppure lontano, ma in cuor suo sa che non è vero. Dio è laggiù, nel profondo del mare, in compagnia del Leviatano. È vicino al faro della lanterna, nella sua luce intermittente. Cammina accanto ai due ragazzi dentro al calore dei loro baci, rasenta i muri lungo i vicoli di Cavana, dove si affaccia ancora una vecchia smarrita che cerca per la via l'amore mai dimenticato. E Dio è lì, accanto a lui, al suo cappotto liso, e gli dice che è ora di alzarsi e di andare. Dove? Perché? Come si vede, il sopra non solo esiste, ma rappresenta la meta, la conclusione del nostro andare. Ma rimangono le domande con cui si conclude la lirica. Dove? Perché? Sono in fondo gli eterni interrogativi dell'uomo, oggi smarrito più che mai. Anche se le risposte non sono chiare né univoche, l'onestà dei nostri cuori sa che però è così, che questo sopra esiste in qualche forma, in qualche modo. Il nostro autore dunque ci parla del sopra nel momento stesso in cui si concentra sul piano terra. Lo fa in modo non teoretico, non dottorale, non perentorio. Lo fa quasi sussurrando, ammiccando, suggerendo possibili soluzioni al male di vivere. È come se proponesse tessere di un mosaico, tasselli di una costruzione vasta che inevitabilmente rimane incompleta. E facendo così è come se volesse lasciare a noi lettori, il compito di proseguire l'opera, di cooperare alla lenta tessitura della storia dell'umanità, avendo la precisa consapevolezza che non siamo noi i padroni della vita e della morte. Voi mi direte, lo so, molti nel mondo direbbero, ma oggi molti pensano il contrario.
Chi ha detto che non siamo noi i padroni della vita e della morte? E infatti in un'altra lirica intitolata Il Bracciante, sono tempi strani in cui gli uomini sono padroni di vita e di morte. L'albero del giardino non ha più frutti e l'antico serpente è stato superato negli alambicchi dei genetisti, nei traffici dei medici. Riprendendo il nostro filo del discorso, dicevamo, avendo la precisa consapevolezza che non siamo noi padroni della vita e morte, anzi di più, che vita e morte sono due facce della medesima realtà. Talora si ha come la percezione di stare sul confine misterioso, anche se vivo, concreto, palpabile, che si dipana tra queste due realtà. E qua vi leggo un'altra lirica intitolata Via Veneziana. Di piazze ce ne sono tante, ma solo una confina con la morte. A Piazzale Gorini c'è l'obitorio di Milano, dove sdraiarono sul marmo bianco il cadavere di Mussolini. Ma ci sono pure bar e palazzi, ragazzi che si affrettano all'università. Dall'altra parte sbuca Via Veneziana, il chiosco d'un fiorista, striscioni e bandiere per la protesta dei sindacati ospedalieri. C'è l'Istituto dei Tumori. Si apre il grande edificio per un viavai di gente indaffarata, incuriosita, spaventata, nessuno indifferente. In quei corridoi si apprende la bellezza che scorre come una flebo dentro le vene della vita. Leggendo questa lirica, pensando appunto a questo confine, no? Misterioso e reale tra vita e morte, mi sono venute in mente certe liriche di Montale, per esempio La casa dei doganieri, e si risentono non solo qui, anche altrove, non solo Montale, si risentono anche tanti altri poeti, ma si risentono gli echi di Montale. Però ho anche pensato, capito in qualche modo, che leggendo questi versi, che come dire c'è una distanza che separa i versi di Segnonacci dal poeta ligure. Rispetto ai testi montagliani che suggeriscono questa riflessione sul tema del confine tra vita e morte, qui si ha l'impressione di una felice compromissione con la quotidianità. Se avete ascoltato le cose che ho letto, appunto, è così. Il mistero si fa vita pulsante di tutti i giorni, si coniuga con i bisogni più semplici e vitali dell'uomo, senza abdicare alla scommessa di riscattare il quotidiano dalla banalità, dall'appiattimento, dalla resa a quello che noi chiamiamo, con termine latino molto noto, incet nunc, l'ora ed adesso, il qui, attraverso l'urgenza della riflessione che punta inevitabilmente, esistenzialmente, oserei dire anche disperatamente, più in alto. La poesia che abbiamo appena letto fa parte della prima sezione, il libro è diviso in tre sezioni. La prima sezione della raccolta in quella che potremmo chiamare la geografia della mente e del cuore. I luoghi, le strade, le città, sono due le città di cui si parla, Milano e Trieste, sono tutti reali, ma per così dire assorbiti, rielaborati in una dimensione affettiva e riflessiva che li proietta su uno schermo universale. È come se il paesaggio urbano si trasformasse per diventare un paesaggio lirico, una sorta di buon ritiro, in cui l'autore, ben consapevole degli affanni che affliggono l'umanità, e che affliggono lui stesso in primis, va alla ricerca di un riscatto che può avvenire proprio a partire dal personale mondo sentimentale, dalla rete di affetti che rappresentano la garanzia di un soccorso pronto e sicuro. Non è un mondo incantato, quello in cui si rifugia. Non è una dimensione utopica disancorata dalla realtà. Eppure sembra sfuggire al processo di riduzione all'effimero in cui ogni gesto e pensiero umano, a cui ogni gesto e pensiero umano pare condannato. Leggendo i versi di questa prima sezione si scorge l'autore che in questo suo buon ritiro, come l'abbiamo chiamato, osserva con partecipata commozione il teatro del mondo, i protagonisti che si muovono sulla scena, proprio come il fotografo protagonista della lirica Arabeschi. Sarebbe tuttavia riduttivo, non ve la leggo la lirica, andate a leggerla voi, chiaramente, se no se leggo tutto qua, poi dopo non comprate il libro. E forse, dunque, dicevo che però sembra un po' riduttivo, forse anche un po' ingiusto, relegare l'autore al mero ruolo di osservatore. D'altra parte, come si può fotografare la vita, viene detto in conclusione di quella poesia che citavo adesso. In realtà egli, l'autore, è anche attore, parte viva, attiva di ciò che racconta, coscienza pensante,
che qua e là suggerisce gli interrogativi fondamentali. E di me cosa rimarrà nella lirica Il cappello del tranviere? Oppure, perché tu mi hai lasciato in vita? E azzarda risposte, perché certo hai ancora qualche cosa da fare, giù, a piano terra. In questa commedia umana trovano posto anche poeti reali, che vengono citati come Alda Merini, Un cappotto fuori posto, o Umberto Sabaco, Le giornate. Riecheggia la presenza di molti altri autori, Tasso, Montale, Leopardi, ma secondo me soprattutto è dominante l'idea dantesca della vita come viaggio. Non a caso il titolo della sezione è Trieste e Milano, andate e ritorni. E a me è sembrato significativo, particolarmente significativo, anche il plurale, andate e ritorni. L'uso del plurale perché è plurale, cioè mai univoca, mai assoluta, mai schiacciata sul singolare l'esperienza umana. Per cui non esiste una sola andata, un solo viaggio, come non esiste un solo essere umano. Se a caratterizzare la prima sezione del libro è lo spazio geografico, la seconda sezione mi sembra invece centrata più sul tempo che scorre inesorabile e trascina con sé un'esistenza, sul tempo a tratti rievocato attraverso il recupero memoriale, per esempio nella lirica Sopra una vecchia foto non mia, che ha un po' sapore gozzaniano. È innegabile la tinteggiatura di malinconia che spesso vela i versi di queste liriche. Ne leggo alcune, questi versi. Questa vita che scorre come le gocce di un rubinetto rotto. Queste mattine che la sveglia suona dentro il grigiore, sempre uguale dell'alba. Questa poesia di piccole cose che goccia dalla penna come un sospiro di mamma stanca. Qui ci sarebbe tra l'altro aprire un discorso che però si fa troppo lungo e non lo faccio, sull'uso di quello che in termini tecnici si chiamano i deittici di vicinanza. Qui sarebbe molto nobile l'ascendenza, pensate a Ungaretti, pensate all'infinito di Leopardi, il gioco del questo, del quello, dei deittici di vicinanza e lontananza. Questo, poi magari chiediamo a lui perché li ha usati, se ci vuole raccontare, svelare, che i poeti non amano molto svelare, lasciano che parlino i versi, insomma, no? Dicevo, velati di malinconia soprattutto se la riflessione sul tempo è declinata attraverso gli affetti più intimi. Questa è un'altra lirica. Moglie e madre felice ed ora nonna di una bimba che pare la bella coppia di Beatrice. La vita, come giardiniere gentile, ha accarezzato il suo prato e lasciato intatti i suoi fiori. Oggi, mentre rassettava il bagno, ha preso tra le mani la paperella gialla, che era il gioco dei suoi bambini nella vasca da bagno, tra spruzzi d'acqua saponata. Vecchio gioco, abbandonato in un angolo, sempre visto in questi anni e mai considerato. Come il piccolo ippopotamo Lilla, un improbabile portasapone di chi si alzava in punta sulla sedia per arrivare a lavare le mani. Un affetto la prima al petto, acerbo e sconsolato. Neppure lei sa per quale motivo. Forse perché, la paperella tra le mani, si rende conto che anche le vite belle passano. Il rimando a Leopardi, il venditore di almanacchi, la suggestione della storia nella lirica Vicus Mercati, sotto le arcate del ponte millenario attraversato da romani e longobardi, anche quando montalianamente si vorrebbe ridurre la storia a una dimensione meno solenne, come nella lirica La storia, ovvero Le mele sul sagrato, ecco, la sapienza antica recuperata attraverso i vecchi appunti di latino, bellissimo il falò di Sant'Antonio, lo smarrimento di fronte al disfarsi di ogni bellezza nella lirica Neve di marzo, tutto questo che ho citato si vela di malinconia, a tratti struggente. Eppure la malinconia non possiede in queste poesie, secondo me, la parola definitiva e vincente. Anche in questa seconda sezione domina l'apertura al piano superiore, la rinuncia a rassegnarsi che tutto finisca qua giù, la visione di un sentiero colorato che ci conduce là, e là è il titolo di quest'altra lirica. Esiste davvero una strada che conduce là, dove sono i nostri cari? Ed è un sentiero di colori. Quando morì suo padre, le sue figlie, allora bambine, spaesate, non sapevano dove guardare. Il giardino era vuoto,
Poi la più piccola prese la scatola dei gesti colorati. Senza parlare, la più grande annuì. Sedute a terra, cosparsero di tutti i colori dell'iride le vecchie beole che attraversavano come sentiero la terra fertile dell'orto. Su quelle pietre colorate cammineremo per andare là dove gli altri ci attendono e non avremo più paura. La terza sezione del libro, sto arrivando quasi alla fine, ha l'aspetto di una tavolozza che si caratterizza, secondo me, per la poichilia, è un termine antico che però è molto, secondo me, molto adatto, si adatta molto a questa terza parte, cioè per la varietà di colori, di temi, di tonalità che contraddistingue le diverse liriche. Secondo il titolo scelto dall'autore per questa terza sezione, si tratterebbe delle cose belle. Qui però occorre intendersi, perché la banalità della contemporaneità, la banalità in cui siamo immersi, ahimè, tutti i giorni, potrebbe trarre in inganno. È una domanda complicata oggi da fare: che cos'è bello? Cos'è il bello? Cosa c'è una cosa bella? La domanda di fondo è: che cosa si intende per cose belle? La risposta ovviamente è offerta dalle differenti liriche, che spaziano dalla riflessione filosofica sul senso della morte, al mistero della nascita, al valore della poesia, con un ricordo anche di Ungaretti in trincea. Emblematica di questa sezione poetica mi sembra la lirica Illuminazione, la chimica del risotto. Non ve la leggo, questa dovete leggerla. Anzi, a differenza di quello che ho fatto fino adesso, non leggo più niente, nessun verso, perché sennò veramente sciupo tutto, come dire, la curiosità, il desiderio, insomma, di aprire il libro e leggere. Non voglio rovinarvi il gusto. Lascio a ciascuno proprio il piacere di addentrarvi in questa terza parte, che secondo me è un po' l'acme del libro. Cito soltanto tre titoli, perché mi servono per concludere un po' il discorso, anche se ancora non siamo proprio in dirittura d'arrivo, qualche minuto ancora di pazienza. I tre titoli sono: Se vuoi dire una cosa, dilla chiara, C'è una necessità nelle parole e Lascito. Tutte e tre, secondo me, rimandano ad una significativa, per certi versi fondamentale, opera di Calvino, l'ultima, che ha scritto, che poveretto non è neanche riuscito a proporre perché è morto, Le lezioni americane. In particolare quella che l'autore dedica all'esattezza. Se osservate, no? Tutti e tre i titoli rimandano un po' a questo tema dell'esattezza. Ve li ripeto: e se vuoi dire una cosa, dilla chiara. C'è una necessità nelle parole, Lascito. L'acido magari dice poco, ma se lo leggete vedrete che torna questo tema dell'esattezza. E quindi concludo il mio discorso proprio, se avete ancora un attimo di pazienza, leggendo un passo di questa lezione americana sulla esattezza di Calvino, che secondo me rappresenta il miglior commento al libro di Franco Signoraci, specialmente a questa terza parte che rappresenta, come dicevo, un po' l'acme del libro. Questa pagina di Calvino, pensate, è stata scritta negli anni 80 del Novecento, e secondo me invece di un'attualità strepitosa, adesso quando ve la leggerò direte anche voi sì, è così, sicuramente. Ecco, dicevo, si adatta molto da una parte, ma dall'altra secondo me consente anche di aprire una riflessione sul significato che oggi assume la poesia, cioè, come dire, è una specie di composizione d'anello. Siamo partiti da che senso ha scrivere, perché leggere di poesia, e appunto alla fine in qualche modo Calvino ci risponde, ci risponde anche se in maniera forse in controluce, insomma, è così. E cosa serve oggi la poesia e più in generale la letteratura? Perché dunque leggere oggi poesia? E dice così Calvino: alle volte mi sembra che un'epidemia pestilenziale abbia colpito l'umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l'uso della parola. Una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l'espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze. Non mi interessa qui chiedermi se le origini di questa epidemia siano da ricercare nella politica, nell'ideologia, nell'uniformità burocratica, nell'omogeneizzazione dei mass media, nella diffusione scolastica della media cultura.
Quel che mi interessa sono le possibilità di salute. La letteratura, e forse solo la letteratura, può creare degli anticorpi che contrastino l'espandersi della peste del linguaggio. Vorrei aggiungere che non è soltanto il linguaggio che mi sembra colpito da questa peste, anche le immagini, per esempio. Viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini, pensate, stiamo parlando dell'85, cioè, ve ne state oggi. I più potenti media non fanno che trasformare il mondo in immagini e moltiplicarlo attraverso una fantasmagoria, scusate, di giochi di specchi. Immagini che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare un'immagine, come forma e come significato, come forza di imporsi all'attenzione, come ricchezza di significati possibili. Gran parte di questa nuvola di immagini si dissolve immediatamente, come i sogni che non lasciano traccia nella memoria, ma non si dissolve una sensazione di estraneità e di disagio. Ma forse l'inconsistenza non è nelle immagini o nel linguaggio soltanto, è nel mondo. La peste colpisce anche la vita delle persone e la storia delle nazioni. Rende tutte le storie informi, casuali, confuse, senza principio né fine. Il mio disagio è per la perdita di forma che constato nella vita e a cui cerco d'opporre l'unica difesa che riesco a concepire, un'idea della letteratura. A me sembra estremamente attuale e anche estremamente profondo per poter fare una riflessione sul significato della nostra esistenza. Tra l'altro poi in questa stessa lezione americana Calvino va avanti perché dice, no, un mio possibile antagonista sul tema dell'esattezza potrebbe essere Leopardi per la poetica del vago e dell'indefinito. Se non che, andando avanti, prendendo alcuni passi dello Zibaldone che parlano appunto di questa poetica, tra l'altro a parentesi, vago non vuol dire soltanto qualcosa di indifferenziato, ma vago nel linguaggio dell'Ottocento almeno voleva dire anche bello, quindi torna anche il tema del bello e delle cose belle di cui parlavamo a proposito della terza sezione di questo libro, dicevo che appunto andando avanti in realtà si rende conto che quello che poteva essere, avrebbe potuto essere il suo antagonista ideale, questo Leopardi, in realtà conferma la sua idea sul che il principio dell'esattezza a cui rimandano anche le liriche di Franco Segnoraci che ho citato prima, i titoli almeno, l'idea dell'esattezza è fondamentale, perché altrimenti evitiamo veramente qualcosa di scomposto, di insignificante. Perderebbe tutto il senso la vita e così via. E quindi quello stesso Leopardi, che lui pensava appunto essere un probabile antagonista col tema del vago, in realtà si dimostra il più importante testimone a favore del tema dell'esattezza. E proseguendo in questa lettura di Leopardi, nel seguito appunto delle righe che scrive Calvino, Calvino incontra il tema dell'infinito. E qua siamo veramente alle battute finali. Il tema infinito verso cui il poeta, e forse ogni uomo, mostra paura e fascino insieme. L'infinito può essere assunto come una metafora della poesia, che in sé è un mistero e spesso si affaccia sul mistero da cui l'uomo può ritrarsi spaventato, ma da cui è anche magicamente attratto. In comune con l'infinito, la poesia ha quel suo essere qualcosa di non finito, perché se fosse finita non sarebbe più tale, sarebbe più poesia. Che sollecita l'immaginazione, ma anche la collaborazione del lettore, la sua complicità. Questa complicità però non può essere priva di emozione. La poesia non è, scusate, la poesia è innanzitutto uno stato d'animo, un atto d'amore che il poeta compie per sé e per gli uomini. Forse qua sta anche la risposta alla domanda che facevamo prima, perché scrivere e pubblicare poesie? Forse per un atto d'amore, poi ce lo dirà lui. Come non ha senso ridurre la poesia ad arte dello scrivere, così non dobbiamo fermarci alla comprensione letterale. Occorre lasciarsi sorprendere dalla forza evocativa, sopraffare dalla passione irruenta che la poesia esprime, incantare dalla fascinazione magica della parola che apre mondi infiniti. I poeti non sono persone che scrivono versi, ma esseri che credono nella poesia, nella sua potenza rivelatrice e liberatrice, nella sua capacità di rendere fruibile l'incomunicabile, semplice ciò che è terribilmente complicato, umano e sovrumano, nella sua capacità di suscitare emozioni potenti come terremoti
e di donare la calma perfetta ai cuori in sussulto. Il poeta, per chiamare il nostro Signorace e concludere, veramente concludo, è colui che abita a piano terra, ma sente urgente il bisogno di sollevare lo sguardo verso altri piani, forse perché, come dice il nostro autore, noi siamo polvere assetata d'eternità. Grazie. Che c'è? Non vuoi sapere il commento, non ho capito. No, ti ho presentato. No, dunque, Allora, questa se è una prova questa, ecco, diciamo, abbiamo ricalcato la versione classica, non è detto che quella che si proporrà magari successivamente, però nella versione classica cosa succede? Una persona presenta il poeta, come ha fatto lui, benissimo, tra l'altro riempendoci di tante idee, di tanti spunti, leggendo l'opera in maniera puntuale e anche appassionata. Dopodiché il pubblico comunque cosa vuole, no? Dateci il poeta, dateci il poeta. È il momento, sarebbe il momento del poeta. Quindi voi vi state dicendo, ma quindi tu cosa vuoi? Cioè, tu ci fai qui in mezzo? In effetti me lo sono chiesto anch'io. Me lo sono chiesto anch'io mentre lui parlava e ho avuto però l'idea che farmi da parte del tutto era complicato, cioè uscire era abbastanza complesso. Quindi io sarei, per non dire più nulla sul libro di Franco, se non che è una preterizione questa come figura, se non che l'ho voluto io mettere fortemente nella mia collana, perché l'ho letto quando era una plaquette, quando era un librettino, ho detto ah, adesso questo lo porto io nella mia squadra, e l'ho visto giocare in un campetto minore, lo porto nella mia squadra, è stato, quindi l'ho fortemente voluto, ma non mi infilo a dire nient'altro su questo libro, a meno che poi chiacchierando venga fuori. E quindi vi faccio semplicemente un po' da intervallo, prima di darvi il poeta, perché mentre, questo è il mio quaderno che mi porto dietro quando vado a leggere le cose mie, che non succede da anni, infatti è un po' impolverato, ci ho trovato un vecchio pezzo sugli incontri di poesia, che mi ha fatto venire in mente il nostro discorso, un pezzo ironico, un pochino dissacrante, che non leggo da 6-7 anni, da quando l'ho letto in quell'occasione, però secondo me come intervallo va bene. Il destinatario era un seminario dell'università, cambio anche gli occhiali, come i veri. Era un seminario dell'università, quindi erano dei ragazzi che dovevano ascoltarlo, della Statale di Milano. E era organizzato da una professoressa che mi aveva portato seriamente, no? E invece si è trovata a dover ascoltare questo pezzo. Però comunque siamo sopravvissuti tutti. Il pezzo si chiama «Perché scanso gli incontri di poesia tanto come poeta quanto come ascoltatore?». Allora, perdonatemi, lo rileggo per la prima volta, quindi non sarà col massimo dell'intonazione. L'incontro di poesia è la dimostrazione che l'uomo non impara dal suo passato e dai suoi fallimenti. Ancora ci si ostina ad allestirne, con un grande e costante insuccesso di pubblico e una generale scontentezza, tristezza che puntualmente piomba su tutti gli attori del dramma. Come disse la nostra insegnante di ginnasio, squadrandoci quando andammo a trovarla un paio d'anni dopo, finito il ginnasio, che strano che un rapporto così malsano si protragga negli anni. L'incontro di poesia, la pubblica lettura, è una raccolta di errori da cui non ci si riesce a liberare. Forse ci riusciamo noi oggi. Analizziamo brevemente questi errori. Per scientifica comodità di classificazione li divido in tre categorie. Errori dell'organizzazione, errori del pubblico, errori del poeta. Cominciamo dagli errori dell'organizzazione. Essere convinti che all'incontro verranno persone non del giro della poesia. Il caso in cui si verifichi la presenza di un estraneo è frutto d'errore. È uno che aveva letto male Vivi Milano e aveva capito un'altra cosa. Per il resto i presenti sono altri poeti, amici del poeta, parenti, per un totale di media di, segnatelo perché, 8 persone. Perché anche amici e parenti, dai e dai, dopo un po' ti abbandonano.
qui, no, infatti qui siamo fuori media, assolutamente. Mi sono un po' di estranei. Due, non aver verificato prima le qualità oratorie del poeta, il più delle volte scarsissime, né tantomeno la sua capacità di leggere le proprie poesie, né men che meno la sua capacità di censurarsi e darsi uno spazio adeguato, un termine. Nonostante l'assenza di queste verifiche, gli viene lasciato campo libero con tutto quel che potete immaginare. Ci sono anche stati casi di microfoni non restituiti, cioè proprio l'hanno, non riuscivano a darlo neanche alla fine della serata, a ridarlo indietro. Allora d'inizio essere convinti che magari arriva ancora qualcuno e quindi attendere ancora qualche minuto. Ah, questo è un grandissimo errore. Con il risultato che anche i più ben disposti in sala si scocciano, che si comincia più tardi, ovviamente nel frattempo non è arrivato nessuno. Anzi, è più probabile che qualcuno lo abbiamo anche perso per strada. Il tutto ponendo la proditoria domanda: possiamo aspettare ancora un po'? Con il pubblico che è costretto a dire sì, fra i denti. Ma anche il pubblico, quindi voi, non è esente da errori. Veniamo ora agli errori del pubblico. Il pubblico normalmente attende il poeta al varco, in agguato, in trincea con tanto di elmetto, pronti a trovarne padri letterari con ammiccamento più o meno velato a possibili plagi, difetti vari, mancanze. Ma non potrebbe, non ha mai pensato di scrivere sonetti? Non le interessa la poesia civile? E via domandando. Arrivare senza aver letto una, che sia una riga del poeta, convinti che la prima poesia che ascolteranno basterà loro a capire per dire 20 anni di scrittura. Fare da anni la stessa domanda ad ogni incontro e metterci 20 minuti a elaborarla perché nell'intervento a microfono in mano inseriscono proditoriamente la propria autobiografia, che non è richiesta ed è clamorosamente fuori luogo. In ultimo, guardiamo anche agli errori del poeta. Oh, si tratta di errori eminentemente tecnici, ma tecnici in senso allargato, in senso esistenziale. Uno, non darsi un tempo, credendo che il tempo in cui lui parla non è mai tempo buttato. Non essersi preparato nulla, convinto che quel che dirà è un dono prezioso e gli sgorgerà dalla mente come una fonte inesauribile di bellezza. Non sapersi esimere da una serie di sviste tipiche del parlare a braccio, errori di sintassi, di consecuzio, storpiamenti di nomi, oscene pronunce in lingua, ma anche improvvise cadute di stile che ne rivelano il lato vampiresco e ne smascherano il superego sempre prossimo al collasso. In ultimo, perché questa analisi è la versione breve, la lunga avrebbe bisogno di un centinaio di pagine, autoconvincersi alla fine di ogni incontro di aver commosso qualcuno, sedotto qualcun altro e persino pensate poter vendere qualche libro. Sì. Questa era per cambio d'occhiali. Era per buttare un po' sul ridere. A questo punto salutiamo questo tutti, punto... ringraziamo per la serata, perché io non oso più parlare. No, a me piace scherzare sulle cose, però a volte è un modo per rifletterci, ecco, sulle cose stesse. La verità molto più pratica è che la poesia ha bisogno di un contatto e spesso i poeti non lo creano, no? Io lavoro anche in una libreria, l'altro giorno è venuta una signora a comprare dei libri di Franco, molto interessata a Franco saggista, a Franco divulgatore di alcuni temi, a Franco professore, no? E io tutto fiero avevo in mano questo e ho cercato di proporle questo. La storia non lieto fine perché io l'ho venduto il libro. Però mi rendevo conto, ed è questa l'unica veramente mia riflessione, che per la signora c'era veramente un ostacolo di fronte alla poesia. Era un ostacolo, lei ha iniziato a dirmi non ho la preparazione, ma quando mai? Ma perché? Perché bisogna avere una preparazione per leggere la poesia? Nella fattispecie le poesie che entrano nella mia collana, i libri di poesia che entrano nella mia collana hanno questa capacità di parlare a tutti quanti, come prima stavano entrambi dicendo a modo loro. Quindi io gli ho detto: signora, lo prenda, perché sono convinto che se lei se lo legge, lei ci trova qualcosa qui dentro, lo garantisco io.
che è lo stesso motivo per cui io poi a monte scelgo un manoscritto. Parlavo con gli altri autori della collana, ho detto ma andrò a parlare anche della collana, ma qual è la cosa che mi fa scegliere i libri? Sicuramente non è un paradigma particolare, non è un canone, anche perché i poeti sono molto diversi fra di loro, però ci senti, come dice, come poi mi ha detto uno, un'area di famiglia in questi libri, no? Cioè in ogni libro c'è qualche cosa che te lo fa sentire vicino. Io vado cercando questo nella poesia e sono sicuro che, ero sicuro dando in mano quel libro, che la signora qualcosa ci avrebbe trovato. È questa cosa molto semplice la poesia. Bene, io sarò, cercherò di essere veramente breve, nel senso che sono davvero dell'idea che un autore, quando finisce di scrivere il suo libro e mette il punto, il suo lavoro l'ha finito, poi il lavoro è quello dei lettori, nella speranza che ci possano trovare qualche cosa di bello lì dentro. Fondamentalmente devo dire due grazie, un grazie a Valentino perché questo libro è nato e si è sviluppato e cresciuto anche molto grazie a lui, l'idea è stata sua. Infatti gliel'ho rinfacciato fino all'ultimo momento, fino a quando era in stampa praticamente, ma sei sicuro? Cioè io mi tiravo indietro insomma da questa cosa, anche perché per certi aspetti non sono un poeta, io vengo da un'esperienza anche di scrittura diversa. Valentino ci ha creduto, non solo ci ha creduto, e ho capito davvero con lui cosa vuol dire lavorare su un libro di poesia con un editor, con un signore editor, perché lui la poesia la sa scrivere, conosce, sa dove si mettono le parole. E per esempio alcune delle cose che ha citato Sergio, soprattutto nei titoli, ci sono stati piccolissimi suggerimenti o interventi di Valentino che andavano veramente a, non a cambiare ciò che io avevo scritto, ma a illuminare meglio ciò che io avevo scritto. Quindi gli dico grazie anche per il lavoro che c'è alle spalle, per il percorso che ho fatto con lui. L'ho fatto anche sudare un po', perché lui mi proponeva delle cose, io gli dicevo di no. Quindi o vi do la mia versione. Ok, e poi si discuteva su questo. E poi un grazie a Sergio perché ha letto questo libro veramente a strati, a livelli di spessore molto, molto profondi. A tratti non so se si è commosso o ha fatto commuovere me, ma gli ho versato l'acqua perché ho detto uno dei due ha bisogno di bere un goccio d'acqua a questo punto. Vi dico solo una cosa. Dunque, io sono arrivato alla poesia un po' per caso, guidando l'auto e nei tragitti per andare o tornare dal lavoro, perché ho sempre lavorato sulla narrativa e un po' sulla saggistica, oltre che sull'editoria scolastica e così via, quindi un modo di scrivere e di raccontare completamente diverso, ovviamente. Ad un certo punto mi sono reso conto che mi si è un po' asciugato il linguaggio, nel senso che raccontavo ancora cose o mi soffermavo su dei particolari, ma quello che venivano fuori erano più che lunghi racconti, erano piccoli cammei, erano proprio uno spot di luce puntato su un particolare, e ad un certo punto mi sono detto, caspita, sembrano quasi delle poesie. E così un po' divertendomi, un po' pensandoci, un po' non pensandoci ma buttando giù appunti, sono nate queste prime esperienze poetiche. Quindi vengo da un percorso linguistico anche molto diverso. Sottolineo questo perché la poesia è in gran parte linguaggio. Provo a rispondere un po' anche alle domande e alle provocazioni che mi ha buttato Sergio all'inizio. Che cos'è per me la poesia? Io ho un'idea piuttosto semplice della poesia. Come nasce? Vabbè, nasce un po' come un gatto di polvere, ma è legato a uno dei testi che ci sono dentro la raccolta. La poesia è come costruire una piccola cornice e metterla attorno a un frammento di vita, e quindi puntare l'attenzione su quel frammento di vita, perché quel frammento di vita ti ha rivelato qualche cosa. Magari non una risposta, magari una domanda, però ti ha permesso di puntare, di fermarti un attimo su un particolare che magari è minimo o magari è molto grande, fa parte della storia di tutti, però ci rivela qualcosa, però mi ha rivelato qualcosa, mi ha illuminato. Ora,
la mia lotta più forte è stata quella di dire: ma cosa gliene frega agli altri delle rivelazioni mie, cioè delle cose che colpiscono me, che illuminano me. E per lungo tempo ho lottato contro l'idea della poesia lirica, cioè della poesia come espressione dell'io, perché non ho un io molto ipertrofico. Prima scherzavo con le mie figlie che di mestiere mi prendono in giro, e quindi per tenere basso il mio orgoglio, e quindi io non ho un ego particolarmente sviluppato. Però mi sono reso conto che comunque bisogna passare dalle esperienze personali. Il discrimine per me è questo: io metto una cornice attorno a un particolare della vita, a una piccola storia, a un evento che per me sono significativi, ma lo faccio perché credo che possano essere significativi anche per gli altri. Perché se fosse solo per me mi scriverei il mio diario, insomma, cosa che non faccio perché non sono molto costante a fare queste cose. Se invece ritengo che quel particolare che ha rivelato qualche cosa a me, ha illuminato qualche cosa per me, possa essere interessante anche per gli altri, allora lo scrivo. Quindi in fondo è un'idea molto semplice, se volete, di poesia. Ci sono dentro tutte le cose che ha detto Sergio? Credo tante sì, altre le aggiunte in più lui come lettore. Aggiungo un'ultima cosa sul linguaggio della poesia, anche mi riferivo anche all'obiezione sacrosanta della signora che è venuta e non voleva, cioè già gli ha rifilato altri miei libri, volevi farle comprare anche questo. Credo sia la mia più grande lettrice al mondo questa, probabilmente, poi me la farai conoscere. Ora, la signora dice: non sono preparata a leggere un libro di poesie. Sergio, che è un raffinatissimo lettore di poesia, dalla poesia classica fino alla poesia contemporanea, ha notato che dentro il testo ci sono tantissimi richiami ed echi ad altri poeti e a autori che comunque hanno fatto parte della mia storia e della nostra storia, grandi poeti. Ha citato più volte Montale, Ungaretti, Tasso, eccetera, eccetera. Tutte queste cose sono vere nel senso che inevitabilmente certe immagini o certe espressioni mi venivano perché loro le avevano rese talmente bene che ho rubato un po' i loro colori, insomma. Però un libro di poesie deve poter, secondo me, deve poter essere letto anche da una persona che queste cose non le coglie. E deve parlare comunque anche a chi non, magari non coglie tutte queste sfumature. Quindi compito mio creare un linguaggio che abbia spessore. Compito mio creare tante vie di accesso al testo poetico, che possono essere anche semplicemente la lettura della storia che c'è dentro la poesia, perché racconto molte storielle in queste poesie, sono molto narrative, io le poesie difficili non le capisco. Detto questo, però, la poesia deve avere tante possibilità di accesso. A chi riesce a raggiungere per sua storia personale, per sue letture, per sua sensibilità, la profondità che ha toccato Sergio prima, commuovendo un po' anche me in certi passaggi, devo dire, e anche a chi magari legge queste poesie o legge un libro di poesie per la prima volta. Io ogni tanto faccio questo gioco con i miei studenti, qui ci sono un po' di ex studenti, ex studentesse, mi fa molto piacere vederle, li ho annoiati per 3 anni e vengono ancora a sentire queste cose, e dico loro: ma quanti libri di poesie avete letto? E poi passo al singolare: quanto libro di poesie avete letto? E poi tolgo anche il singolare, vabbè, e dico loro: leggete prima o poi un libro di poesie, perché ci si tiene lontani veramente per tanti motivi. Mi tenevo lontano anch'io come autore, no, come lettore no, li ho sempre letti, ma come autore mi tenevo lontano, e invece alla fine ci sono cascato dentro. Ecco, non aggiungerei molto, molto altro a quello che hanno detto Sergio e Valentino. Tu volevi aggiungere qualcosa sui nostri litigi, cioè sulle nostre discussioni? No, anche perché poi a un certo punto va con le sue gambe. Quello che c'è stato prima è divertente, è stato anche sicuramente interessante, perché quando poi vai a litigare su una parola è anche bello, sono spostamenti di senso, però
la verità è che poi il libro è questo, cioè in un certo senso il libro va anche al di là di come sentirete leggere lui adesso, perché adesso legge, questo era per fargli credere che deve prepararsi a leggere. Il libro poi sta proprio da solo, si libera anche di Franco Signoracci e ce l'avete in mano poi voi sul comodino la sera quando volete capirci qualche cosa. O in tram, per cui tutto quello che c'è stato prima è divertente, è bello, ma anche la lettura di Sergio in un certo senso è un di più, bellissimo, ma un di più, perché poi dopo siete voi, cioè voi col vostro libro ne fate quello che volete, volete capire Franco Signoracci, come immaginarlo in un altro modo, rimane il fatto che lì dentro qualcuno vi sta parlando e qualcosa vi dovrebbe arrivare, è questo. Grazie. Sì, concludiamo così, non rubiamo troppo tempo a tutti in questo domenica pomeriggio e concluderei con la lettura di due testi che sono stati citati in alcuni frammenti da Sergio, mi sembra il minimo per voi che in più di 8 siete venuti questa sera, quindi almeno ricambiarvi con la lettura completa di questi due testi. Aggiungo solo una cosa, un piccolo particolare per farvi capire quanto in realtà è stato anche per me arricchente il lavoro con Valentino. Le tre sezioni, i titoli delle tre sezioni sono stati il primo titolo cambiato leggermente su proposta di Valentino, perché quella osservazione bellissima che ha fatto Sergio sulle andate e ritorni tra Trieste e Milano, andate e ritorni è stato un suggerimento suo, e quando l'ho visto ho detto caspita, ha capito quello che ho scritto meglio di me che l'ho scritto, e quindi il titolo è stato veramente bellissimo. Il secondo titolo, Sei amici su carta Kodak, la sezione che parla del tempo, piccolo aneddoto, ho capito veramente cosa vuol dire il passare del tempo quando Margherita, mia figlia minore, mi ha detto ma che cos'è la carta Kodak? No, noi lo sappiamo che cos'è la carta Kodak, la nuova generazione non lo sa, perché non deve rincorrere le stampe di 12, 24 o 36 fotografie sperando di non aver sballato qualche foto. Invece la terza sezione, lì c'è stata una discussione, però lì finalmente ho vinto io, nel senso che alla fine ho giocato la carta finale, perché Le cose belle, che era un titolo a cui tenevo... Hai controllato che sia stato stampato così? O? Mi pare di sì. sì, perché l'ultima parola poi ce l'aveva. Le cose belle è rimasto, perché in realtà Le cose belle, che è l'espressione più semplice, più banale, più fanciullesca, se volete, del mondo, è una citazione dantesca. È la parola che fa rima con stelle, con cui si conclude il Purgatorio di Dante. Tutte e tre le cantiche si concludono con stelle, Le cose belle, quindi in realtà un'espressione talmente semplice, ma e a quel punto non ha potuto più dirmi di no, a quel punto si è arreso anche Valentino. Finisco con le due poesie. Allora, una poesia è un po' obbligatoria a questo punto, ed è la poesia che per certi aspetti un po' dà il titolo al libro. In questo stesso modo si intitolava una primissima plaquette che avevo pubblicato, e Valentino ha voluto mantenere questo titolo, perché secondo lui era il titolo che meglio riassumeva poi lo spirito del libro. La poesia si intitola, fa parte della prima sezione, anzi conclude la prima sezione, e si intitola Quando uscì per l'ultima volta, che poi è il primo verso del testo. Quando uscì per l'ultima volta dall'immenso ospedale, respirò l'aria fredda, i rumori del traffico, le luci di Milano accese anche di giorno. Quando uscì per l'ultima volta dall'immenso ospedale, inaspettatamente vivo, fu allora che si fermò lungo la via. Guardò lo spazio dentro cui si accalcava tutto il guazzabuglio della città. Si fermò, tornò sui suoi passi e rientrò nel grande atrio dove scorre gente spaesata e spaventata. Prima che si disperda per i reparti, raggiunse gli ascensori, salì al 9° piano. Nella cappella c'era silenzio e calma irreale. Da un lato dell'altare la statua della madre, quella del figlio dall'altra parte. Un lumino rosso appariva e palpitava. Sedette sulla panca, respirò profondamente, sorpreso di non provare dolore. Guardò la luce e domandò:
perché tu mi hai lasciato in vita? Il vecchio prete, seduto accanto a lui, uso a domande ultime, sorrise, poi rispose: perché certo hai ancora qualche cosa da fare, giù, a piano terra. E questa è la poesia con cui si conclude la prima sezione. La seconda, un po' più leggera, se volete, come tono, anche perché per concludere in maniera un pochettino più serena, è proprio quella che ha citato Sergio, che ha quel titolo un po' strano, Illuminazione, cioè la chimica del risotto. Per questa poesia e anche per altre devo dire grazie alle mie figlie che sono state fonte di ispirazione, pur non volendolo. La poesia si intitola Illuminazione, la chimica del risotto. Sia pure un po' acciaccato, si rilassava cucinando tra gli allegri sbuffi del brodo. Frattanto ascoltava sua figlia, che in cucina ripeteva l'esame di analisi dei medicinali. Nomi astrusi ed evocativi di alambicchi e colorate provette precipitavano nella pentola, giù dalla tavola periodica, a tostarsi insieme ai chicchi di riso. Ma quando sentì nominare l'esaciano ferrato di potassio, si accorse con sorpresa che si trattava di uno splendido endecasillabo a minore, a maiore. Fu allora che credette di intuire perché si dice che ogni cosa è chimica, come pensare che tutto è poesia o tutto è grazia. E soddisfatto tagliò il burro per mantecare. Grazie a tutti. Ovviamente io sono, cioè, so che Valentino adesso deve scappare perché ha un impegno. Se un quarto vado, sì, ma se ti fanno domande sto. Ok, perché vuoi sapere se si risponde. Se c'è qualcuno che volesse, se avesse qualche curiosità o qualche domanda da fare, qualche studente che vuole vendicarsi delle domande che io facevo a loro e così via, a vostra disposizione. Ovviamente le domande sono facoltative, non è obbligatorio. Sì, no? Soprattutto chi mi ha insegnato le parole antiche, quindi. No, per parlare con la mascherina. Volevo chiedere, siccome ho l'idea che appunto esistano modi diversi di accingersi a scrivere la poesia, per esempio qui è stata nominata Alda Merini, e so che Alda Merini addirittura diceva, raccontava che quando era anche stanca di scrivere, scriveva un rossetto sulle poesie, sulle pareti di casa. Telefonava agli amici, ho conosciuto un suo amico a cui telefonava e gli dettava la poesia, in un modo molto istintivo secondo me di scrivere la poesia, anche se poi leggendo molte sue poesie, e sono sincera, alcune magari mi piacciono più, alcune di meno, alcune sono molto profonde, altre più immediate, non so se sempre sono state così istintive. Lei raccontava così anche quando parecchi anni fa la sentimmo parlare alle mercate. Ecco, poi invece avete nominato Montale, Ungaretti. Mi ricordo di aver lavorato da giovanissima sulla critica delle varianti di Ungaretti, che continuava a cambiare, a cambiare, a cambiare. Adesso appunto un poeta che ha un grande spessore culturale, scusa se ti do un giorno del tuo come tu puoi avere, ha lavorato con un editor e penso bene che ci abbia anche litigato, perché chiaramente è una forte personalità. Ecco, il tuo modo di scrivere da poeta è più istintivo o a tante varianti, o ci metti molto? No, ci metto poco ed è apparentemente abbastanza istintivo. No, vorrei precisare però una cosa sul verbo litigare. Quando sì, uso litigare... No, ma l'ho usato io, io questo verbo. In realtà sono sempre state conversazioni molto piacevoli, ci si pungeva, ci si prendeva in giro, poi alla fine purtroppo devo ammettere che nella maggior parte dei casi aveva ragione lui, purtroppo. Ma è vero,
No, no, non, non mai, poi lo può raccontare meglio Valentino, mai d'autorità, nel senso che alla fine la poesia è del poeta. L'editor può farti notare magari una cosa che è dissonante, stridente, oppure che funziona meno bene, che diventa un intoppo nel dettato della poesia o nel contenuto della poesia. E se un editor bravo, come mi è successo con... Sì, assolutamente. No, lui ha avuto questa funzione. Io non... apparentemente scrivo molto in fretta e cambio poco, pochissimo rispetto alla prima stesura che faccio, però in realtà è un po' la poetica dei gatti di polvere, nel senso che prima di scrivere però mi gira tanto nella testa. La scrittura è veramente proprio la punta dell'iceberg, l'ultima azione che faccio, ma è il lavoro molto lungo prima. Ecco, poi vabbè, stiamo parlando di mostri sacri, insomma, Alda Merini, è vero che poi lei è stata un fiume in piena, e dentro questo fiume c'è di tutto, ci sono cose particolarmente preziose, altre meno, però se lì stiamo parlando di una grande poetessa, insomma, no, io non sono un poeta, io sono uno che ha scritto poesie, ecco, che credo sia un'altra cosa. Qui la cosa si complica perché c'è anche quello che voi volete, voi adesso intendo pubblico, no? Cosa uno vuole dalla poesia? Vuole la trovata d'istinto che ti, non so, che ti ribalta le cose? O, cioè, cosa ti aspetta? Che idea hai del poeta come persona? Anche lì, cioè, sono tante, come succede anche per i narratori, no? Cioè, cosa ti aspetti da un romanzo? Quindi, le possibilità sono tante. Diciamo che uno degli errori, secondo me, più grossi, che poi portano la signora che è entrata in libreria a chiedermi il libro e dirmi non sono preparata, nasce dal vecchio errore straitaliano, molto italiano, per cui il complesso, il difficile... è più poetico, è poetico, e l'immediato, il più semplice, la mancanza del parolone è il dilettantistico. Questa è una boiata ermetica o legata ai lettori dell'ermetismo enorme, che proprio provoca danni a cascata, per cui poi dopo i ragazzi non leggono la poesia, per forza, cioè se pensano che... celebrare il pomposo, il l'aulico per forza, ma chi l'ha detto? Se, io mi ricordo sempre una serata alla Casa della Poesia, c'era due o tre nostre dinosauri della poesia che se la cantavano su, e i soliti quattro, anzi no, tra i soliti quattro del pubblico c'era una bellissima ragazza, bionda, russa, immaginate, a un certo punto si è alzata e ha detto ma noi in Russia la poesia non è così, a noi parla alle persone. Ovviamente poi è stata bandita, l'hanno cacciata, è finita così, però c'è stato quest'attimo di illuminazione, questa bionda bellissima, si alza e dice ma noi la poesia, i poeti stanno con la gente, ci dicono delle cose che noi capiamo. E poi, ma sì, grazie signorina, grazie. Allora, il pomposo non è per forza più bello, non è per forza la cosa più poetica, e io credo che le due poesie che ha letto Franco per forza vi sono arrivate, perché dall'alto della sua capacità tecnica, anche dissimulata, nascosta, perché c'erano rime, c'erano l'uso delle parole nella loro essenzialità, c'era il racconto che sembrava prevalere, ma sì, sì e no, però ragazzi sono arrivate a voi, è così, e quindi, e tornando all'editor di poesia, è una figura che secondo me è necessaria, è un po' poco conosciuta, però è necessaria, perché il poeta comunque sia, più o meno istintuale, più o meno telefonata della Merini che dice quello che effettivamente nel momento di shock della testa, bello, c'è l'intuizione, no? Comunque sia, tutti sono un po' intuitivi, per cui anche se poi ci tornano sulle cose, un'occhiata esterna di una persona che sa come andrà a diventare il libro alla fine, che sa le potenzialità, perché magari ha scelto addirittura lui, quella stessa persona su cui lavorare, sa le potenzialità, si mimetizza un po' dietro la persona, capisce il suo linguaggio e cerca di anche osare magari là dove lui non ha osato, suggerirgli di osare là dove lui non ha osato, ma perché ha imparato quanto leggendo il resto del manoscritto quanto lui possa osare. Quindi fatto per bene, è un bel mestiere che fa il bene del libro, come anche nella narrativa, d'altronde.
Beh, sì, in effetti adesso dovrei andare e io vi ringrazio. Però ecco, un'altra cosa, se quando avete sentito leggere lui, avete detto finalmente, ma quei due lì cosa hanno parlato a fare, vuol dire che lui è un poeta. Perché se quando avete sentito leggere lui, finalmente siete stati contenti, è perché voi avete bisogno di quella poesia. Ho fatto questo gesto, su questo vi saluto, per ricordare una persona, no, e che faceva così, un poeta meraviglioso, Franco Loi. Franco Loi è stato veramente un poeta di cui io sento la mancanza e il bisogno. Lui veniva e ti piazzava la mano così, per ore, per minuti, per secondi, ma sentivi che ti stava passando la sua gioia di vivere, il suo voglia di stare al mondo, la sua... Non so, ti stava dando una carezza prolungata, era un gesto bellissimo e lui era un poeta e una persona bellissima. Grazie. Grazie a tutti, direi che abbiamo finito davvero, abbiamo sforato anche l'ora che avevamo previsto. La carta mia è Galla Placidia, vero?